La prossima ragazza bianca che vedo con le treccine ha bullizzato una ragazza senza motivo e non è stato un bel comportamento di Barbie Xanax. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di sabato. Perché fai video di sabato, Seba, che non ne fai mai? Beh, oggi è un video speciale, come potrete immaginare. Innanzitutto, i capelli non sono bagnati, il che è già una specie di miracolo, perché di ultimo davvero ho sempre i capelli bagnati. Ragazzi, la gente mi chiede perché c'ho i capelli bagnati nel video. La verità è che qua in Giappone sembra che sarà annunciato nuovamente lo stato d'emergenza. Ho un cespuglio in testa, quindi se non ho i capelli bagnati, praticamente ho un cespuglio sostanzialmente in testa, quindi l'unico modo in cui riesco a farli stare è se ci metto su un sacco di prodotti o li bagno, e siccome non mi va di mettere prodotti visto che solitamente sono sempre in casa, allora li bagno e basta, non sto lì a farli. Ma oggi, siccome è sabato, ho deciso per tutti voi di stylarli in un qualche modo. Comunque ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, perché oggi ho questo argomento un po' diverso dal solito. Ragazzi, so che questo canale è Sebastiano Serafini in Giappone, ma di ultimo spesso finisco di parlare di altri argomenti. La verità è che io sono una persona che si interessa di tantissime cose. Sapete, sto studiando per un sacco di esami, sto facendo un sacco di cose. Di ultimo mi sto interessando un po' alla Corea, quindi sto facendo anche dei video sulla Corea, perché comunque i BTS mi tengono compagnia ogni volta che vado in palestra, perché metto le loro canzoni quando vado in palestra. Quindi sinceramente mi sono andato un po' a interessare, mi sono anche comprato un libro di coreano, quindi scusate se ho questo piccolo interesse nella Corea in questo periodo. Questo significa che non ho più interesse per il Giappone? Assolutamente no, vivo qui da tantissimi anni e ovviamente i video del Giappone continueranno. Tuttavia, sapete, le mie conoscenze del Giappone sono difficili da comprimere in un video di 10 minuti e spesso tratto di temi estremamente, estremamente seri e molto complessi, e ogni volta finisco per registrare video che durano anche delle ore. Cioè, no, beh, sono le ore, no, che arrivano a durare anche quasi un'ora, che poi devo sempre comprimere in una decina di minuti. Spesso non riesco a dire tutto quello che vorrei dire in così poco tempo, quindi sto pensando a un nuovo format per realizzare video sul Giappone. Ho veramente un sacco di video in programma, anche perché solo questo mese ho letto 8 libri e sono andato anche a incontrare delle varie persone per interviste eccetera, però sto valutando come poter utilizzare questa conoscenza che ho sul Giappone per portare dei contenuti che siano un pochino più profondi rispetto a quello che ho portato finora. Quindi se in questo periodo vedrete meno video sul Giappone, l'unico motivo è perché sto valutando un nuovo format e sto pensando a come farli. Tuttavia sapete, io ci avrò ben 6 esami nelle prossime settimane, quindi video nuovo format sul Giappone inizieranno da settembre, quindi ragazzi datemi un po' di tempo, e se in questo periodo vedrete più video della Corea spero che apprezzerete lo stesso, perché io comunque, anche se ogni tanto finisco di parlare per argomenti un pochino più frivoli se volete, cerco sempre di unire quello che so, quello che studio, quello che vedo, la mia esperienza di vita che magari è diversa da quella di altre persone, perché comunque come sapete io ho vissuto per più di 10 anni all'estero, in Giappone, in Cina eccetera. Quindi comunque ho magari un'esperienza di vita che può essere diversa dalla vostra, quindi mi piace farvi vedere il mondo anche dalla mia prospettiva, che non significa che la mia prospettiva valga di più della vostra, però molto probabilmente sarà diversa, quindi mi piace parlare di determinati argomenti, perché io posso anche parlare del K-pop, ma il modo magari in cui lo tratto io può essere diverso dal modo in cui ne tratteranno altri youtuber, che non significa che gli altri youtuber ne parlano in modo meno interessante o meno valido, solamente io ho il mio modo e se mi interessa parlare di una determinata cosa non vedo perché doverla fare. Allora, il video di oggi, che in realtà sarebbe dovuto uscire lunedì, avrei voluto parlare di questo nuovo trend che si vede su TikTok di queste ragazze che si tirano l'occhio, e personalmente non ci vedo nulla di così terrificante. Comunque ragazzi, c'è dietro tutto un discorso molto complesso che magari affronterò in un altro video. In realtà l'ho già affrontato in questo video, perché si parla comunque di Oriente Occidente e in realtà è tutto da lì. Non mi va di parlarne in questo video perché questo è un video speciale, quindi parleremo di un argomento speciale.
E siccome volevo parlare di questo trend, sono andato a cercare vari video sull'appropriazione culturale, perché sapete, quando si tratta di TikTok non posso portarvi delle ricerche accademiche, perché TikTok comunque è abbastanza recente e non conosco nessuno che se ne sia occupato. Ho dovuto cercare quindi sui social, perché questi contenuti vengono caricati sui social. E mi sono imbattuta in questo video di questa ragazza, Aria Wu, che in realtà io ero già iscritto al suo canale, e devo dire che YouTube non mi ha mai mandato le notifiche dal suo canale, però ero iscritto, e ha caricato questo video di ben 30 minuti in cui parlava di tutto quello che le è successo con un'altra YouTuber che magari avrete visto, che si chiama Barbie Xanax. Lei racconta di quello che ha fatto Barbie Xanax, sostanzialmente, che in questo periodo comunque ha preso una parte del video di quest'Aria Wu e l'ha fatta passare per quella che non è. La situazione sta degenerando. La prossima ragazza bianca che vedo con le treccine, se tu guardi questi 15 secondi, penserai che io sia una pazza invasata da ricovero. Però, se ti prendi la briga di guardare i 15 secondi che vengono dopo, capirai che non è così. Spero che non pensiate veramente che io faccia sul serio. Quell'intro era solo uno scherzo. Stavo scherzando, ma in ogni caso approfondiamo. Quindi nei primi 30 secondi del video è già chiarissimo, è già chiara l'idea che io penso che questa cosa sia assurda, e nei 10 minuti seguenti vado ad argomentare il perché questa cosa è assurda e vado a parlare dell'intero argomento. Barbie Xanax è andata a prendere i primi 10 secondi del mio video, li ha ripostati sul suo Twitter ed ha completamente distorto le mie parole dicendo che io vado a minacciare le ragazze bianche con le treccine. Ora ditemi se questo non è un comportamento disonesto. Io ho visto dei video del genere di persone che lo pensavano veramente questa cosa, cioè che proprio avevano l'intenzione di tagliare le treccine alla gente, però non era proprio il caso di Aria, anzi lei ha iniziato proprio il video con questi 15 secondi e nei 15 secondi successivi le ha detto: ragazzi, di che si sta parlando? È ovvio che era, non era neanche una provocazione, era proprio un cercare di attirare l'attenzione, perché sapete, anch'io probabilmente in questo video, a inizio video, metterò i primi 5 secondi e saranno magari qualcosa che un pochino attirerà la vostra attenzione, perché comunque sapete, con tutti i canali che ci sono su YouTube, un canale piccolo come il mio da 50.000 iscritti o un canale anche di questa ragazza che a suo tempo ne aveva appena 30.000, adesso sta aumentando perché è successo tutto un casino, capite? È molto difficile comunque comparire nei risultati, e se qualcuno magari per qualche motivo finisce sul vostro video e vede magari pochi secondi prima di cambiare, se voi non riuscite a attirare la sua attenzione, è normale che questo utente se ne andrà. E purtroppo funziona così YouTube. Sta di fatto che però questa Barbie Xanax ha preso l'inizio di questo video, l'ha pubblicato e potete immaginare la reazione della gente, e io sono sicuro che la stessa Barbie Xanax sapeva benissimo che cosa sarebbe andata a creare, perché comunque una che fa YouTube da più di 10 anni dovrebbe sapere comunque come il pubblico reagisce a una determinata cosa. Per esempio pure io, quando cerco di fare dei contenuti, diciamo, il più neutrali possibili, finisco sempre per mettermi anch'io nei casini, pur mantenendo comunque una linea il più politicamente corretta possibile. Poi è normale che comunque se uno andasse a prendere magari uno dei miei video e magari prendesse una parte decontestualizzandola, magari potrei essere malinterpretato. Vi faccio un esempio: per esempio, se voi prendeste questo video di Vincenzo Bordoni, mettete caso che io prendo questo pezzo di video di Vincenzo. Ho scelto di fare un pompino per ricevere un lavoro. Mi piace prenderlo nel culo, farmi pisciare addosso, andare con ragazzi molto più giovani di me. E io scrivo nel tweet: ragazzi, Vincenzo è un pedofilo. Perché se voi vedete solo questo pezzo di video, e magari io comunque sono uno youtuber per quanto piccolo, comunque seguito da, non lo so, un po' di gente su Instagram e su Twitter, pubblico il tweet dicendo che Vincenzo è un pedofilo perché ha detto questa frase, è tutta decontestualizzata, perché questo era proprio un video critica, perché lui è una persona estremamente intelligente e ha fatto questo video per spiegare un concetto importante. Però capite che se voi prendete una frase e la decontestualizzate, quella stessa frase che voi intendevate nel vostro video in un certo modo può assumere un significato completamente diverso. Per esempio, io posso dire: io non
odio i francesi. Voi prendete soltanto la frase odio i francesi, la sbattete su Twitter dicendo guardate Sebastiano Serafini odia i francesi, e la gente non andrà mai a vedersi il video completo, perché spesso la gente non va a informarsi. Tra l'altro tutto il comportamento che comunque ha avuto Barbie, Xanax, l'ho trovato abbastanza, diciamo, imbarazzante a dir poco, perché comunque, cioè, sei una ragazza che comunque lavora di social media e sai benissimo l'effetto che andrà a fare questo tuo video se tu lo tagli in quel modo e lo metti su Twitter. Quindi, cioè, mi sorprende come una ragazza, comunque penso che abbia almeno 30 anni come Barbie Xanax, non ci abbia pensato due volte, perché lei veramente, cioè, lei ha rischiato fare sta cosa e adesso sta pagando per le conseguenze di quello che lei ha fatto. Tra l'altro ci sono state anche altre youtuber, per esempio anche Shanti ha commentato dicendo che è rimasta molto delusa da questa Marta. E io, ragazzi, non ho assolutamente nulla contro questa Barbie Xanax, cioè anzi, cioè, non so nemmeno chi sia, io so soltanto che per un periodo mi ero anche iscritto al canale di Barbie Xanax, poi però più che altro ho visto varie risposte che lei ha fatto a vari commenti e c'era sempre questo comportamento, a parere mio, un po' aggressivo, e allora ho preferito togliermi, perché sinceramente non mi va di leggere o vedere post di persone aggressive, o almeno che io reputo aggressivo. Poi magari lei, Barbie Xanax, può anche essere la ragazza più docile del mondo, però da come mi è apparsa, perché ragazzi, soggettivamente a me è apparsa aggressiva, e tra l'altro senza motivo, perché non capisco da dove derivi questa sua aggressività, che un po', insomma, è un peccato, perché comunque, vabbè, Barbie Xanax ha bullizzato una ragazza senza motivo, perché comunque, cioè, se voi prendete un pezzo di video, lo sbattete così, lo mettete, fate passare un messaggio per un altro, è bullismo, e non è stato un bel comportamento di Barbie Xanax. Alla ragazza del video dico: non ascolto nemmeno gli audio dei miei amici, figurati quanto me ne sbatte il cazzo di ascoltare i tuoi introdotti da commenti in cui mi sminuisci. Perché era, dal mio punto di vista, dalla mia interpretazione, che può essere sbagliata, era palesemente in torto marcio la signorina Barbie Xanax. Cioè, magari ho interpretato male io, vista da fuori, io sono della stessa opinione di Shanti, che ha perfettamente ragione Aria, cioè a comportarsi così, e ha fatto il video e l'ha lasciato. Barbie Xanax ha visto i suoi follower scendere, si è un pochino alterata, cioè non lo so, questa è una mia supposizione, e allora ha cercato di trovare un rimedio, e non lo so in che modo si siano gestiti. C'è questa live di 30 minuti in cui si scannano, che poi io dico: scusa, se devi chiedere scusa, almeno chiedilo in modo gentile, non chiederlo in quel modo arrogante, veramente cringe. Ho tutelato il tuo nome, evitando di, aperte virgolette, Barbie Xanax manda gli hater, chiuse virgolette. Hai comunque condiviso la sua faccia, la sua voce, cioè era ovvio che parlavi di Aria, basta anche fare una ricerca su Google Image per trovare che era Aria, cioè quindi l'hai difesa dove? Poi comunque tutti i commenti dicevano di chi stavi parlando, quindi sinceramente l'hai difesa un cazzo, cioè sinceramente non stiamo qui a prenderci in giro. Però quello che volevo dirvi di questo video è che sono contento che per una volta un piccolo canale YouTube ha vinto contro uno grande, perché molto spesso quando si ha a che fare comunque con canali grandi, come un canale da più di 100.000 follower, è difficile che il pubblico dà ragione al canale piccolo. E invece per questa volta sembra che comunque il pubblico abbia dato ragione ad Aria, e mi fa ben sperare. So che questo era un video un po' random, ma volevo parlarne perché, ragazzi, la realtà qua in Giappone è troppo brutta. Ieri Gifu ha dichiarato lo stato d'emergenza, l'ha dichiarato anche Okinawa, quindi la situazione non è il massimo qui a Tokyo. Anche Tokyo probabilmente dichiarerà lo stato d'emergenza, quindi niente così. Vabbè, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video, vi aspetto.